1929. Al Capone manda i suoi ad uccidere la banda rivale. 1956. Inizia la svolta antistalinista di Khrushchev. 2005. Beirut. Autobomba uccide l'ex premier Rafik Hariri. Commenta il fatto del giorno Fabrizio Brancoli, direttore de Il Tirreno. Ha sconfitto tutti i suoi avversari. Ha perso soltanto con uno, la solitudine. Era Marco Pantani, ne parliamo oggi.